prove scritte svolte in tempi diversi, problemi di funzionamento del sistema informatico, violazione del principio di anonimato, quesiti difformi rispetto alle indicazioni contenute nel bando di concorso. Secondo i partecipanti al concorso per dirigenti scolastici che stanno ricorrendo al TAR, tanto dovrebbe bastare per convincere il Ministero ad annullare la prova scritta e ripetere buona parte della procedura concorsuale. Ma intanto arrivano anche proteste di segno opposto. Con l'avvicinarsi della data del 2 luglio, quando il TAR Lazio dovrà esprimersi, incominciano per esempio a farsi sentire anche le voci dei concorrenti che hanno superato in modo regolare la prova scritta e che temono quindi di veder vanificato il loro impegno. Per esempio, a proposito della presunta irregolarità provocata dallo spostamento della prova scritta in Sardegna, un nutrito gruppo di concorrenti ci ha scritto così: non riusciamo proprio a capacitarci di come 224 prove svolte 55 giorni dopo la nostra abbiano potuto inficiare la bontà delle rimanenti 8.500. E facciamo anche rilevare il fatto che la prova non sarebbe stata comunque unica, proseguono questi candidati che ci hanno scritto. Si pensi infatti ai circa 600 ricorrenti della preselettiva che hanno svolto la loro prova contestualmente agli aspiranti sardi. Una seconda sessione quindi si sarebbe dovuta tenere a prescindere dalla ordinanza di chiusura delle scuole per il giorno 18 ottobre 2018 che era stata emanata dal sindaco di Cagliari. Questi docenti che ci hanno scritto si riferiscono al fatto che in via cautelare il TAR aveva accolto il ricorso di un gruppo di candidati che ritenevano di avere diritto di essere ammessi alla prova scritta avendo ottenuto semplicemente il punteggio minimo di 60 e quindi stabilendo anche la necessità di svolgere una prova supplettiva. Ma successivamente il TAR Lazio ha comunque emanato una sentenza di merito stabilendo che non bastano 60 punti per superare la prova preselettiva, perché il bando di concorso su questo è chiaro. C'è anche da dire che se il 2 luglio il TAR Lazio dovesse dare ragione ai ricorrenti, il MIUR avrebbe ancora la possibilità di rivolgersi al Consiglio di Stato, che a quel punto dovrebbe decidere in via definitiva. Senza considerare che dai diversi ricorsi, oltre che dall'inchiesta pubblicata dal settimanale L'Espresso, sono emerse irregolarità che potrebbero avere rilevanza anche penale. Insomma, parlare di situazione ingarbugliata è un vero e proprio eufemismo. In realtà, la procedura concorsuale è molto prossima al collasso. Nella giornata di mercoledì 19, nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata presso la Camera dal senatore Riccardo Nencini del Partito Socialista e dall'onorevole Carmela Bucalo di Fratelli d'Italia, è stato proprio il senatore socialista a parlare di un totale di almeno 2.000 concorrenti che in vario modo stanno contestando la regolarità del concorso. Nencini ha detto anzi che ormai la protesta sta dilagando. La situazione, aggiungiamo noi, è del tutto fuori controllo e c'è il rischio che tutto questo si ripercuota sul regolare avvio dell'anno scolastico 2019-2020. Il tema è rilevantissimo e le decisioni che Ministro, TAR e Consiglio di Stato prenderanno prossimamente sono ovviamente molto attese da tutti quanti, quindi seguiteci sul nostro canale YouTube perché noi continueremo ad occuparcene, seguiteci anche sul portale della nostra testata www.tecnicadellascuola.it, continueremo a darvi informazioni puntuali su questo argomento.